Maestro, Diorio ha scritto moltissimo sull'amore e in modo particolare ci sono due canzoni che ci ricordano quei momenti belli di quando gli innamorati dedicavano alle proprie ragazze e alle proprie fidanzate la serenata. Una cosa che oggigiorno non si fa più e devo dire che è un danno, perché era una cosa veramente molto bella sentire, ecco, questa serenata fatta dal proprio innamorato sotto la finestra. E infatti adesso vi presentiamo queste due canzoni del maestro Antonio Diorio dedicate proprio all'amore, alla serenata, con Serenata Spassoso, che è naturalmente l'amore ricambiato, e poi invece Serenata Stunate, perché l'amore in quel caso non era appunto ricambiato.
ragazzi del gruppo adesso si andranno a cambiare per presentarci poi un altro ballo e noi vi faremo ascoltare invece un altro canto. Un canto dedicato alla bellezza, probabilmente a una delle ragazze più belle ai tempi del maestro Antonio Di Orio. Si chiamava Teresa, il titolo della canzone infatti è Teresine. Vediamo un po', quante sono le donne in mezzo a voi che si chiamano Teresa questa sera? Le varie Terese si alzano la mano? Nemmeno una. Non mi dite che non c'è... Maglio si chiama Teresa di secondo nome. Nessuna Teresa. Io volevo dedicare questa canzone a tutte le donne che si chiamano Terese. Teresa però, ahimè, non ci sono e quindi la dedichiamo a Maglio. Grazie. Si tratta di Domenico Carbonelli che ci presenterà Gipinzà. Grazie.
mi facevi una scusa nelle ricche belle la fambazzì. Non si sa quando è stato l'allora mi scusa che è venuto in americane a rubarsi giù di da me. C'è da fare la speranza di più che quando una mi facevi una casa e lei mi portarci l'amore in me. Morissi già le pigiate di altri cubri che è venuto in un terremoto a sguaiare la fatica a me. Mamma mia, ogni tanto la gente ha tutto sulla pili di pili che hai fatte, chi in borsa arriva a pagare. C'è la fame, rimasta la speranza da fuga, ma un essere un bozza a poste, andò l'acqua in si vede male. Grazie. Dopo. Bene, allora dopo questo bel canto torniamo ancora a un balletto. Come sapete lo strumento tipico abruzzese è la fisarmonica. La fisarmonica che però solitamente è accompagnato dal tamburello, no? Ecco, il gruppo delle giovani voci di Oriane ha coreografato un ballo dedicato, possiamo dire, proprio a questo piccolo strumento ma molto essenziale per la musica popolare abruzzese. Si tratta infatti del ballo dei tamburelli. Thank you.
Del coro popolare e ci presenteranno un'altra canzone. Il titolo di questa canzone parla da sé e ci fa capire l'argomento della canzone molto semplicemente, perché il titolo è La Bustarelle. Anche in passato, quindi, come oggi, per ottenere qualcosa, per un posto di lavoro per esempio, era necessaria la raccomandazione o la segnalazione. Infatti questa canzone parla proprio di questo argomento: bisognava dare una busta, naturalmente con qualche soldino dentro, per poter ottenere in cambio quel che si voleva. Ecco a voi La Bustarelle.